Il teatro olimpico come non si era mai visto. Le statue, le nicchie, le colonne e soprattutto la formidabile scena fissa che raffigura l'antica Tebe assumono una nuova personalità e danno nuove suggestioni colpite dalle luci di un moderno impianto illuminotecnico allestito grazie al contributo dell'Associazione Artigiani Confartigianato di Vicenza e della Fondazione Monte di Pietà. Sentiamo. Uno spettacolo di circa 15 minuti, 15 intensi minuti, nei quali i suoni e le luci hanno dato una nuova veste al gioiello di Andrea Palladio, proprio nel giorno del suo 500° compleanno, il 30 novembre. Le nuove luci dell'allestimento permanente, realizzato da Fabbrica Lumière e sostenuto anche da Artigianfi di Vicenza nel trentennale della sua fondazione, sono state accompagnate dagli intermezzi per la tragedia di Edipo Re, scritti da Arrigo Pedrollo nel 1948, scelti dal maestro Francesco Erle ed eseguiti dal coro Scola San Rocco. Un abbinamento che ha valorizzato i singoli elementi del teatro e stupito coloro che hanno potuto vederlo sotto questa nuova veste. Lo spettacolo è stato preceduto da un concerto del violoncellista Gian Antonio Viero, che ha eseguito la sonata numero 1 di John Sebastian Bach per violoncello solo. L'impianto è, lo ripetiamo, un contributo che resterà a beneficio di quanti, d'ora in poi, visiteranno il Teatro Olimpico. Sentiamo il presidente di Assoartigiani, Giuseppe Sbalchiero. Credo che questo sia l'inizio di una serie di attività che verranno fatte per il Palladio. Palladio non nasce oggi, non muore oggi, è qui da 500 anni, speriamo che rimanga per altri 500 anni, cerchiamo di lasciare qualcosa anche noi. Assieme ad Assoartigiani anche la Fondazione Monte di Pietà, un connubio questo che per l'ennesima volta arricchisce la città. Mario Nicoli, presidente della Fondazione. L'incontro tra l'Associazione Artigiani e la Fondazione della Monte di Pietà, quando abbiamo saputo di questa possibilità di dotare il nostro teatro, perché per noi è il nostro teatro, di dotare di suoni e luci, l'abbiamo visto subito in maniera positiva, sono stati entusiasti gli artigiani, il mio consiglio, e pertanto siamo arrivati alla sua realizzazione, che abbiamo avuto anche la fortuna di poterla presentare alla città proprio in concomitanza con i 500 anni della data della nascita del Palladio. L'allestimento, permanente, va a valorizzare il patrimonio museale vicentino. Sentiamo ora Maria Elisa Avagnina, direttrice dei Musei Civici di Vicenza. Un bello spettacolo che verrà offerto in sovrappiù ai visitatori, che certamente sarà un'opportunità di più per conoscere con occhi diversi, gli occhi della luce puntata, gli occhi del riflettore, particolari delle costruttivi del teatro o delle statue che ne decorano la scena a fronte. E dal sindaco di Vicenza, Achille Variati, arrivano parole di riconoscenza. Queste luci e questi suoni presentano l'Olimpico con un'emozione che forse i miei concittadini non hanno mai provato. Invito voi a venire qui all'Olimpico, a vedere questo spettacolo di luci, e saranno le emozioni che proveranno tanti cittadini del mondo che arriveranno a Vicenza.